Ciao, io sono Maria. Fino ad oggi non sono mai riuscita a trovare il coraggio di raccontare la mia storia a Diario Segreto. Se volete supportarmi, mettete like al video e iscrivetevi al canale. Vengo da un piccolo paesino del Brasile. I miei genitori, i loro amici e gli amici dei loro amici hanno la pelle scura e i capelli neri. Anche io sono nata con i capelli neri, ma ho la pelle chiara. Che problemi ha? Sembra un vampiro. Questa non è mia figlia. Stia tranquillo, lo è. Ha una rara malattia della pelle. Quando ero piccola, i miei genitori mi avevano proibito di uscire di casa. Potevo uscire solo di sera insieme a loro. Aspettatemi! Maria, come mai sei sempre così lenta? Che fastidio! Credevo di non piacere ai miei. Non giocavano mai con me. Quindi dovevo distrarmi da sola. Sono una maga! Mi piaceva inventare le formule magiche e i trucchetti di magia. Quando avevo 5 anni ho trovato dei brillantini nel beauty della mamma. Oh. Farò un incantesimo ai miei per fare in modo che mi vogliano bene. Sono andata di nascosto da loro e gli ho lanciato i brillantini in faccia. Bibidi babidi boo! Oh. Ma invece di volermi bene, hanno perso la pazienza. Sei una vera punizione! Sei la peggior figlia del mondo! Mi hanno ferito a tal punto che sono scoppiate lacrime e sono corsa in giardino. Non potevo uscire di casa durante il giorno, ma me ne ero completamente dimenticata. La pelle ha iniziato a prodermi. Poco dopo mi sono ricoperta di macchie rosse. Sono quasi svenuta, ma papà mi ha trovata e mi ha riportata in casa. Che cos'ho? Hai una malattia della pelle. Sei sensibile alla luce, ecco perché non puoi uscire durante il giorno. Non potevi nascere normale, piccola vampira. Quando ho iniziato la scuola, dovevo indossare dei vestiti che coprivano ogni angolo del mio corpo e una maschera per proteggermi dal sole. Ho cercato di concentrarmi sullo studio e di ignorare quei bulli. Mi sono persino iscritta a delle lezioni extra. Quando crescerò me ne andrò da questa città. Un giorno a scuola ho visto dei strani volantini. Presto ci sarà lo spettacolo del famoso illusionista Mr. Black. Ho deciso che dovevo andarci. Così ho rotto il salvadanaio e ho consegnato la pizza per un paio di settimane in modo da potermi permettere il biglietto. Lo show si sarebbe svolto nella città vicina. Non ho detto ai miei genitori dove stavo andando. Ora diventerò invisibile! Wow! Dopo lo spettacolo ho deciso di parlare a Mr. Black. Anche io volevo imparare quei fantastici trucchi di magia. Ho superato la sicurezza senza farmi vedere e sono andata nel suo camerino. Ma invece di Mr. Black, ho incontrato una donna. Il suo costume? È lei, Mr. Black. Come hai fatto a entrare? Dove era la sicurezza? La prego, non mi cacci. Volevo solamente dirle che l'ammiro e che anche io voglio diventare un illusionista. Non credevo che le mie parole potessero cambiare la situazione. E invece, per mia sorpresa, mi ha permesso di restare. Chiamami Sheila. Mi ha fatto qualche domanda su di me e le ho detto che avevo una malattia alla pelle. È per quello che indossi una maschera. Sì, ci sono abituata. Ora che hai visto la mia faccia, fammi vedere la tua. Ho esitato, ma alla fine mi sono tolta la maschera. Oh mio Dio, Maria! Ma sei bellissima! Dici sul serio? Certo, sembri Biancaneve. Di solito le persone dicono che assomiglio a un vampiro. Il nostro incontro sarebbe terminato lì se Sheila non mi avesse chiesto il numero. Ero al settimo cielo. Ci vedevamo spesso in videochiamata e Sheila mi ha insegnato un sacco di trucchi di magia. Prova tu. Oh. Non preoccuparti, prova di nuovo. Che cosa stai facendo? Niente. Stai combinando qualche guaio? Perché sei così strana? Era come se più diventavo grande, più i miei genitori mi odiavano. Un giorno la mamma mi ha chiesto di scaldare la cena. Mi sono distratta e mi sono dimenticata di aver lasciato la padella sul fuoco. Oh no! Sei un disastro ambulante! Era meglio non avere figli. Non è colpa mia se sono nata! Non volevo ammetterlo, ma le parole di papà mi avevano punta sul vivo. Hai litigato di nuovo con i tuoi genitori. Mi odiano. Ascolta, ho un impegno, devo scappare, ma ci vediamo dopo, ok? Sheila si è scollegata prima che potessi salutarla. Nei giorni seguenti non mi ha contattata e non ha risposto alle mie chiamate. Stavo iniziando a preoccuparmi, ma poi una sera qualcuno ha suonato alla nostra porta. Maria, sei sorda? Vai ad aprire! Sheila, sono venuta a salvarti, tesoro. Vuoi venire con me? L'ho fissata scioccata e non riuscivo a credere che stesse succedendo per davvero. Non guardarmi così, non sono un'allucinazione. Tu, io, certo che voglio. Che cosa succede? Siete due genitori terribili. Voglio che Maria venga con me e voglio adottarla. Ma di che cavolo sta parlando? Non ho intenzione di dare mia figlia a nessuno. E ora cosa ne pensa? È la nostra amata figliola. Non possiamo. Le prepariamo le valigie?
Divertitevi! Non era bello sapere che i miei avevano rinunciato a me così facilmente. Ma in quel momento ero al settimo cielo. Finalmente ero libera. Sheila mi ha portata a casa sua in California. Mettiti comoda, io arrivo subito. Dopo qualche minuto, una ragazza è entrata in salotto. Oh, sei la nuova domestica. Lavami questo vestito. In realtà, io... è proprio da mia mamma. Non poteva assumere qualcuno di un po' più sveglio. Sheila mi aveva detto di avere una figlia. Ma a quanto pare non potevano essere più diverse di così. Maria, festeggiamo il tuo trasferimento. Oh, Agatha, sei tornata. La nuova domestica è lenta come una lumaca. Non è una domestica. Maria è tua... sorella? Sheila non aveva detto niente ad Agatha, così per lei è stato un vero shock. A quanto pare i tuoi trucchi di magia non bastano. Hai portato in casa un'altra stramba come te. Agatha, mangiate la torta senza di me. Spero che ingrassiate tanto da scoppiare. Io e Agatha avevamo la stessa età, sono finita nella sua stessa classe. Nella nuova scuola mi aspettava una pessima sorpresa. Agatha era la regina della scuola e aveva persino la scorta. Stai alla larga da noi, stramba. Non voglio che mi contagi. Ho provato a ignorarla e a concentrarmi sullo studio. Quando sono tornata a casa dopo le lezioni, Sheila mi ha insegnato qualche nuovo trucco di magia. Com'è andata a scuola? Hai già fatto amicizia? Va tutto bene, non preoccuparti. Un giorno sono andata in classe e ho trovato l'aglio sul banco. I vampiri devono essere sterminati. La prossima volta porteremo un paletto di legno. Anche la mamma mi chiamava così. Mi sono infuriata. Credi che sono un vampiro? Beh, hai ragione. Ho preso di nascosto la polvere che io e Sheila usavamo per i trucchi di magia e l'ho lanciata addosso ad Agatha. Una nebbia rossa l'ha circondata. Sei finita. Stranamente, Agatha e i suoi tirapiedi mi avevano dato una bella idea. E se avessi organizzato uno spettacolo sui vampiri? Mi piaceva l'idea e ho iniziato a scrivere il copione. Qualche giorno dopo hanno portato la classe a correre allo stadio della scuola. A un certo punto mi si è annebbiata la vista. Sono caduta e ho perso conoscenza. Quando mi sono risvegliata, ero in una stanza d'ospedale. Che cosa le è successo? Il sole della California è troppo forte per Maria. Questo clima non va bene per lei. Sta bene. Tesoro, non devi fingere o mentire per farmi sentire meglio. Quando mi hanno dimessa, Sheila ha detto che ci saremmo trasferite in un altro stato. Cosa? Vuoi che lasci la scuola e i miei amici perché hai adottato questa qui? Smettila di comportarti così. Ci trasferiamo, punto. Dopo qualche giorno siamo arrivate nella piovosa cittadina di Forks, nello stadio di Washington. Il primo giorno di scuola mi sono vestita come al solito. Perché ti sei vestita di nuovo come uno spaventapasseri? Non devi per forza stare vicino a me. Vi siete appena trasferite? Che cavolo ti sei messa? Non fare caso a lei, è sempre stata strana. Tu sembri in gamba invece. Ti va di stare con noi? Agatha ha trovato subito una nuova amica. Si chiamava Audrey. Erano Pappa e Ciccia. Maria, indossi la maschera perché hai paura di spaventare gli altri? Sei così brutta? Allora è meglio se non la togli. Lasciatela in pace. Perché ve la state prendendo con lei? Guarda, è arrivato il cavaliere dall'armatura scintillante. Non ho bisogno che qualcuno mi protegga. Puoi andartene. Il ragazzo che mi aveva difesa si chiamava Rick. Stranamente mi ha seguita per tutto il giorno. Non fare caso, Audrey. È una strega. Non mi importa. Ho imparato a ignorare i bulli come lei. Rick era l'unico a trattarmi con gentilezza. Dopo scuola si è persino offerto di accompagnarmi a casa. Ma ho rifiutato e me ne sono andata. Ho una sorpresa per te. Guarda che carino. È bellissimo, ma non mi copre abbastanza. Domani danno pioggia. Ci siamo trasferiti nella città più piovosa degli Stati Uniti. Non devi più nasconderti. Il giorno seguente ho esitato talmente a lungo prima di indossare il vestito nuovo che sono quasi arrivata in ritardo a lezione. Quando sono entrata a scuola, tutti mi hanno fissata stupiti e hanno iniziato a sussurrarsi qualcosa. Probabilmente non avrei dovuto togliermi la maschera. Oh, mi dispiace, ti aiuto. Ti aiuto io, anche io. Che cosa stava succedendo? Ero davvero confusa. Quando sono entrata in classe anche i miei compagni mi hanno fissata. Maria, sei tu? Wow, sei bellissima. Sono diventata rossa come un pomodoro. Essere al centro dell'attenzione mi ha fatto rimpiangere di non aver messo la maschera o di non poter diventare invisibile. Sei davvero carina. Ho cambiato idea. Possiamo diventare amiche? Cosa? Amica di Maria? Ma si sembra un vampiro. Anche meglio. Nel caso in cui non lo sapessi, dopo che è uscita quella famosa saga, Meta Fox è diventata ossessionata dai vampiri. Audrey si è persino scusata per essere stata scortese con me. Amiche? Non avevo mai avuto un'amica. Così ho deciso di unirmi al suo gruppo di ragazze popolari. Amiche?
Tuttavia, essere amica di Audrey e delle altre non era così divertente come pensavo. Mi interessavano solamente i vestiti e i saloni di bellezza. Ma almeno mi trattavano bene, a differenza di Agatha. Ora incrocia le braccia in questo modo e toglie il fazzoletto dalla tasca. Ci sono riuscita! Siete fuori di testa. Un giorno dopo scuola, io e le ragazze siamo andate al bar. Agatha, ultimamente hai un aspetto terribile. Dovresti vedere una cosmetologa. Anche io mi ero accorta del cambiamento di Agatha. Un giorno l'ho vista coprirsi le occhiaie con il correttore. Stai bene? Benissimo, lasciami in pace. All'inizio ho creduto che non stesse dormendo abbastanza, ma poi un giorno a cena è impallidita ed è svenuta. Sheila ha chiamato un'ambulanza e hanno portato Agatha in ospedale. Ha una malattia al cuore. Ecco perché è cambiata così tanto ed è sempre stanca. Le prescrivo un farmaco. Agatha è stata dimessa poco dopo, ma non si sentiva ancora bene. Un giorno il preside ha riunito gli studenti in aula magna. Presto, in città si terrà una gara di talenti. Il vincitore otterrà una grande somma di denaro e verrà sponsorizzato da un famoso produttore. Se volete partecipare, dovrete consegnare la candidatura entro domani sera. Devo iscrivermi. Sono una bravissima cantante. Ragazze, potete essere le mie ballerine? Ho deciso che era la mia occasione per mostrare a tutti il mio spettacolo di magia sui vampiri. Quando me ne sono andata, dopo essermi iscritta, ho incontrato Rick. Vuoi venire a fare un giro? Sono sicuro che non hai ancora visto i posti più belli della città. Perché no? Rick mi ha portata nel bosco. Era appassionato di botanica e conosceva molto bene le piante. Gli alberi del bosco erano bellissimi. Ci siamo sdraiati sul letto di fiori, abbiamo osservato il cielo nuvoloso e abbiamo chiacchierato. Sapete, non avevo mai parlato a un ragazzo come lui. All'inizio mi sentivo in imbarazzo, ma alla fine mi sono rilassata. Questa volta ho permesso a Rick di accompagnarmi a casa. La mattina seguente siamo andati a scuola insieme. Regola numero 1. Le mie amiche non possono uscire con i ragazzi che io non approvo. Io e Rick non stiamo insieme, ma anche se decidessi di uscire con lui, non ho intenzione di chiedere il permesso a nessuno. Stai attenta, non vorrai mica avermi come nemica. Oh no, altrimenti... Non ho preso le parole di Audrey sul serio. Ma dopo scuola è successa una cosa terribile. Siamo andati nell'aula magna per esercitarci in vista della gara. Mentre stavamo ballando, Agatha si è sentita male. Ecco, prendi. Oddio, come sei patetica. Non possiamo più essere amiche. Sei seria? Sei seria? E tu sei sorda? Leggi il labiale, vai via. Anche io me ne vado. Ne ho abbastanza. Scegli le tue amiche in base al loro aspetto fisico, ma la bellezza è tutt'altro. Ho preso Agatha per mano e ce ne siamo andate insieme. Una volta arrivati a casa, ha fatto una scenata. Sono malata e nessuno mi vuole. Non è vero. Andrà tutto bene, credimi. Mi dispiace, Maria. Ora che sono nei tuoi panni, ho capito che cosa significa. Ti ho trattata malissimo. L'unica cosa che importa è che ora hai capito. È un peccato che non potrò esibirmi alla gara di talenti. Non vedevo l'ora. In realtà ho un'idea. Le ho detto che anche io mi ero iscritta alla gara e ho proposto ad Agatha di esibirsi con me. Credi che posso farcela? Senza dubbio. A cena, Agatha si è confidata con Sheila per la prima volta. Ero gelosa. Tu e Maria avete così tanti interessi in comune che mi sentivo fuori luogo. Credevo che avessi smesso di interessarti a me. Ti sbagli. Sei mia figlia, voglio bene a entrambe. E mi dispiace se ne hai dubitato. Quella chiacchierata ci ha permesso di avvicinarci. Quando ero con i miei genitori mi sentivo sempre fuori luogo, quindi sapevo che cosa aveva passato Agatha. Il giorno seguente a scuola Audrey ha cercato di boicottarci. Tutte le ragazze erano dalla sua parte, mentre i ragazzi volevano ottenere la mia attenzione. Se vuoi posso chiudere Audrey in un armadio. Io posso riempirle lo zaino di scarafaggi del Madagascar. Basta chiedere. Grazie, ma no grazie. Rick era dalla mia parte. Dopo scuola stavamo spesso insieme e andavamo nel bosco. Poco dopo io e Agatha siamo arrivate nel posto in cui si sarebbe svolta la gara. Volevamo allenarci. Audrey era già lì e stava cantando. Quando è arrivato il nostro turno, lei non se n'è andata. Questo è plagio! Hai rubato i trucchi di magia a Mr. Black! Sono andata ai suoi spettacoli e so di che cosa sto parlando. Non ho rubato niente. È stato Mr. Black a insegnarmeli. Non farmi ridere. Tutti sanno che Mr. Black non rivela la sua identità a nessuno e che non accetta apprendisti. Non potevo svelare l'identità di Sheila, così ho solamente deciso di ignorarla. Ma poi ha iniziato a seguirmi ovunque. Mi pedinava a scuola, per strada e mi seguiva fino a casa. Voglio mostrarti il mio nuovo costume. Ho deciso di fare qualche piccola modifica. Non qui. Cosa c'è? Guarda lì. Oh, spero un pelo. Alla fine è arrivato il giorno della gara.
Quando sono arrivata è uscito il sole. Oh no. Volevo entrare nell'edificio, ma la porta era chiusa. Vediamo come brucia il sole. Sono andata nel panico. Stavo per bruciarmi come un vero vampiro. Ma poi una macchina si è fermata accanto a me. Maria, sali! Grazie, sei il mio salvatore. Quando mi sono calmata, ho notato che la mia pelle era normale. Ma com'era possibile? Mi ero esposta al sole ma non mi ero fatta niente. Dobbiamo prepararci. Ci siamo esibite per ultime e il nostro spettacolo ha fatto impazzire il pubblico. Forse essere un vampiro non era poi così male. Anche Audrey ha fatto una buona impressione. Cantava molto bene. Ma alla fine ho vinto io. È stato incredibile. Non mi sono mai sentita così felice. Non è giusto. Maria ha rubato le idee di qualcun altro. Ho già mandato una lettera a Mr. Black. Sono sicura che nemmeno lui ne sarà entusiasta quando lo scoprirà. Ne sei sicura? Sono parecchio soddisfatto della mia apprendista. Ma stiamo scherzando? Audrey era sconvolta, come tutti gli altri. L'apparizione del famoso illusionista è stata epica. Ma Maria, ti va di esibirci insieme? È stata la cosa più bella che mi sia mai capitata. Io e Sheila abbiamo eseguito un trucco di magia che stavamo provando da un po'. E ci siamo riuscite. Dopo la gara siamo tornate a casa e abbiamo festeggiato la nostra vittoria. Ragazze, sono così fiera di voi. Poco dopo sono tornata alla clinica e mi hanno fatto qualche esame. La tua pelle è diventata meno sensibile alla luce del sole. A volte succede, è psicosomatico. Il dottore mi ha spiegato che ero molto stressata a causa della mia famiglia. Ecco il perché il mio corpo reagiva in quel modo. Ora però lo stress se n'era andato e stavo bene. Riuscite a crederci? Io e Sheila stiamo preparando uno spettacolo insieme. Adesso esco con Rick e lo amo alla follia. Quando ho iniziato a guadagnare qualcosa, i miei genitori sono riapparsi. Volevano che tornassi a casa, ma io non volevo avere niente a che fare con loro. Sheila e Agatha sono la mia vera famiglia. Comunque, Agatha sta meglio. E ora siamo più unite che mai.